del Partito Comunista dei Lavoratori, e porto ovviamente il saluto ai compagni che sono stati attaccati. Piccola battaglia, ma però vinta del rito per il compagno. Parlando ovviamente delle avanguardie, io credo che le avanguardie di lotta nelle fabbriche siano un patrimonio che devono essere assolutamente difese, è la nostra ricchezza, è il nostro patrimonio, e su questo noi possiamo rilanciare sicuramente il futuro. È chiaro che noi ci dobbiamo battere per la ricomposizione delle lotte, per cercare di unificare un'avvertenza generale. In questo quadro Landini è stato un ostacolo. Landini è stato quell'ostacolo che, in un momento in cui ci poteva essere un salto di qualità nei mesi scorsi, e parlo quando il movimento della scuola, più ampio il movimento della scuola che la storia abbia conosciuto, poteva unificarsi alle lotte di fabbrica, Landini e la sua coalizione sociale non ha fatto questo passaggio, non soltanto, ma ha cercato di omogeneizzare il pensiero all'interno delle fabbriche. Ora vige il pensiero unico all'interno delle fabbriche. Chi non si adegua, le avanguardie che non si adeguano, devono essere assolutamente marginate. Non è la prima volta che succede. Il compagno Mimmo prima ricordava quando venivano accusate negli anni 70 le avanguardie di fabbrica di essere terroriste. Io mi ricordo a quei tempi, se ci ricordiamo i famosi 61 appunto della Fiat del 79-80, quando 79. Ci fu 79, i 61 furono accusati di terrorismo, ma su quella lotta poi ci fu forse uno dei momenti più duri della lotta operaria nelle fabbriche a livello nazionale, l'occupazione della Fiat, ovviamente finita disgraziatamente male, malgrado ci fosse un movimento operaio fortissimo in quel momento, anche se in fase calante all'inizio degli anni 80, però è finita.